Mamma mia, che genio. Ma sì, della serie, che carino, tocchiamolo. Oh, grande. E questo era il riassunto di Marlowe. Sai, il flashback. Adesso torniamo in panni femminili. Poi bello che compare la scritta portello bloccato prima di qualsiasi altra cosa. Quello è proprio un tocco di classe. Un tocco di classe incredibile. Cioè, non mi posso neanche muovere. Grande. No, ma ci sono pochi difetti qui. Dov'è Questo la tua nave? è Se uno di riusciamo a quelli. riattivare le comunicazioni, quali sono i codici per portarla qui in automatico? Se vuoi sapere il resto, fammi uscire da qui. È Non succederà, Marlo. così? Allora sai dove trovarmi. Il mio display nella torre Sistex si è illuminato come un albero di Natale. È qui. Andiamo col piano B. Qualunque cosa sia, ci sono anch'io. Ok, da questa parte c'è È qualcosa che potrà masochismo servirti. totale. Cioè, qui sono i 20.000 addestrati per fare i poliziotti e chi mandano l'ingegnere. Che poi anche quello di The Space è un ingegnere. Alessio dice, devo sostituire l'HD della PS4. Non ci stanno i giochi. Basta spendere soldi in giochi, non lo sai. Ah, e poi ti devo dire le cose che cambiano Incubo, perché così tu mi dici sei proprio scema a farlo. Cioè, intanto il radar non funziona, vedi che è tutto tipo disturbato, eccetera, eccetera. Non funziona, cioè non mi dice neanche che c'è lui, quindi non funziona proprio. La mappa non c'è, vedi? Cioè, io lo gioco a memoria. E poi non c'è l'HUD in basso a sinistra, vedi che non c'è nessun segnetto in basso a sinistra per dirti che salute hai, che arma hai, equipaggiate, cose simili. A me piacerebbe tanto avere degli oggetti, perché poi l'ultima cosa che cambia in questa modalità è che non hai un tubo da raccogliere da nessuna parte. Cioè, i cadaveri non lasciano nulla, proprio nulla assolutamente, e come vedi anche nelle casse c'è poco o niente. Infatti io mi sto facendo un gioco con 5 colpi di revolver e 2 casse acustiche. Uno spasso assurdo. Infatti quando posso esploro sempre, vedi c'è una cosa qui per terra. Ah, e poi non ho capito la cosa geniale quando ricarichi il revolver, ti butta via tutti i proiettili, anche quelli ancora usabili. Cioè proprio i proiettili, non i Speriamo che boccioli. funzioni. È un animale. Gli Quindi animali devi hanno stare paura del attento anche a fuoco. Spero ricaricare, sia oppure così. sono io che sono stupida, una delle due. Cioè vedi, io non so neanche quanto carburante ho, Ho perché un non c'è piano per l'HUD. intrappolarlo. Prendi una navetta e raggiungi Riccardo nella torre Sistek. Vi coordinerò da qui. Questa è una delle parti più proprio fuori di testa del gioco, ma proprio seriamente. Ma Samuels poi? Hanno Locale ricreato animale, che è tutto successo? benissimo, Sono però, rimasto male. cioè. Ok, era un lavoro sporco e capisco che tu abbia voluto farlo nel modo più rapido e silenzioso possibile. Ma voglio solo assicurarmi che tu non abbia preso decisioni affrettate. Vorrei catturare quell'esemplare senza ucciderlo. Cos'è Se che è vogliamo come nei farlo sim comunque, FPS? potremmo sistemarci a vita. Ho le conoscenze giuste, Waits. Posso occuparmene. Stai invecchiando, Waits, non puoi fare questo lavoro per sempre. Che farai quando Sevastopol sarà chiusa? Hai il mio numero. Ransom, passo e chiudo. Sull'attenti, recluta. No, perché poi non sapendo neanche dove è l'obiettivo, cioè io non mi ricordo tutto, quindi ogni tanto mi devo basare anche su questo sbagarozzo qui. Ah, volevi trollare. Vabbè, mi ha trollato lo stesso. Ci sei? Sì. Riccardo è davanti a te. Ho mandato Samuels alla sala preparazione androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e disattivare l'isolamento. E Samuel sta d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci e io non so da che parte cominciare. E poi è un sintetico, è più facile per lui entrare lì. Infatti. Senti, Ripley, siamo gli unici in grado di salvare Sevastopol dal disastro imminente.
Il disastro imminente è già successo, Waits. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro. Lawrence Sistek Spire. Siamo sicuri che devo andare qua? Sì, vai alla torre Sistek. Beh, è bellissima l'ambientazione, secondo me. Cioè, questi cartelli rendono proprio. C'è perfino il carattere un po' vintage. Anche cioè libera il passaggio, immagino. Sistek Lorenz? Torre Sistek Lorenz. Vabbè, mi fido se il doppiaggio è così, vorrà dire che si dice così. Io avrei detto Sistek Lorenz. Lorenz. Come le traduzioni dei dialoghi di Fallout, che sono la cosa più indegna della storia del videogioco. Ah, bellissimo. Ci sono delle traduzioni che fanno veramente... Tipo quelle che delle donne che ti guardano e ti dicono tienile in movimento tesoro. E tutti dicono che cosa devo tenere in movimento. Poi tipo quando ti avvicini a una cassetta di sicurezza chiusa ti dicono pensi di entrare lì dentro? No, non penso di entrare dentro una cassetta. La traduzione del manga. Alessia gioca con la tastiera a The Witcher. Ma dicono tutti che è meglio col pad. Cosa sto facendo? Ah, qui c'è l'alien comunque, credo, eh. Raggiungi server. Ecco, Alessio c'ha il superpotere di farmi ammazzare sempre, anche nei casi meno. Si vede che mi sconvolge la mente. Cioè, ti hanno proprio sparato la camminata trollosa dell'alien per farti capire che c'è l'alien. Vabbè, ma io non... Cioè, che palle camminare, però. Ah, per scrivere! Ah, ok! Dicevo, sei proprio masochista. Non so se entrare di qua. Perché qua... Non so che cosa succede. No, non posso rimanere troppo in un posto, non posso davvero. Mi spieghi che cosa significa? Sì, io sono ar qui circa. Cioè, che frase... No, però aspetta, se ci sono degli alleati qua, forse posso. No, scusatemi, io voglio fare una cosa. Lo so che sono criticabile per questo. Non so se ho salvato. Sì, ho salvato. Voglio vedere se c'è l'alien, eh. Sì, c'è l'alien. Punta contro di me, prima. Sì. No, scusatemi, lo so che è stata una... Però volevo vedere se potevo correre oppure no. Carica salvataggio attuale. Vai. E così adesso so almeno che devo stare... Che, cioè, che non è proprio solo un troll. No, vabbè, l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta. Volevo vedere se c'era. Perché certe volte questo gioco ti fa i rumori, però poi non scende davvero.
Ma sentite, io ci provo ad andare qui dentro. Ah, un pezzo di cervelletto se n'è andato. Cioè, questa è completamente facoltativa, questa cosa. Cioè, è ovvio che con l'incendio l'alien non verrà, perché... Registro il punto di raccolta più vicino. Questa non è un'esercitazione, niente macro. Oddio! Ah! Questo non c'era nell'altra modalità! Oh mamma, mi ha ammazzato sul colpo. No, vabbè, non ci vado più, vaffanculo. Carica salvataggio attuale. Volevo fare un po' di loot, ragazzi. Cioè, c'è l'alien, c'è l'androide. Ma questo non me l'aspettavo proprio, mi è venuto un colpo. Va bene, ma fanculo l'incendio, fanculo il loot, fanculo tutto. Fanculo le fate anche. Ma l'androide non me l'aspettavo proprio. Ma forse qui basta che non corro. Se lo vediamo, scappiamo e basta. Non funziona, ragazzi, ve lo Quel dico. mostro è qui. Sentito? Andiamo. Addio fate, sì. Ah, vabbè, che qui appunto non puoi fare loot sui cadaveri. Puoi fare loot solo dalle scatole, poi non c'è niente lo stesso. E fu così che mentre facevo la cassa acustica. Devi andartene ora. Prendere Claire, il gatto e correre a casa. Dobbiamo trovare un posto sicuro finché la Sigson non manda una nave. Ho visto il tipo giù una Ma è che volta. starnutisci? Non Ma sei ricordo come si chiama, proprio... quello che ha un odore strano, Ma con sì... dei fiori sul viso. Ma deve aver Gotta, qualcosa sul colera petto. e peste Forse è un insieme. Questo è qui, dovete Ho fatto andarvene. finta di non Andare vedermi. dove? Al Non centro parlare con commerciale vicino nessuno, al dipartimento dimmi dello dove stai studio. andando. Ti Ok, raggiungo a più grazie. basso. Hai davvero un pessimo aspetto. Cioè, mi prendi per il culo anche. Ma vorrei vedere te. No, comunque devo far notare che qui il dialogo con la tipa cambia tra difficoltà diverse, perché mi ricordo che a normale lei dice, lei diceva è al centro commerciale l'alieno, mentre qua, e vabbè che cazzo faccio la mappa a fare, mentre qua l'alieno è qui, quindi, ah sì, me devo fare tutta quella cosa oscena, porca troia. Me lo ricordo questo punto. No, in realtà ho fatto backtracking perché Alessio sta chiedendo se questo pezzo non è all'inizio del gioco. In realtà sì, però non proprio questo pezzo in cui sono io, c'è cioè solo questa mappa. Perché in questo gioco è tutto backtracking, cioè ritornare nelle stesse Waits, zone quella di bestia, mappa. come facciamo a chiuderla dentro? La torre è in grado di processare Quindi questo combustibile è più alto avanti nucleare nel stabile da gioco, però generatore. c'ho già anche la... Sistemi Ah, di ci devo comunicazione equipaggiare con il l'artiglieria lanciafiamme. sono ancora in funzione. Meglio non Qualsiasi usarlo comunque, eccezionale Incubo, comporta importanti perché danni. Quelli torna che giù più sopravvivono andranno incazzato di dentro prima. alla bestia e Riccardo la chiuderà dentro. Vabbè che qui abbiamo urlato come dei cretini, quindi cioè, se c'era l'alien veniva giù. E qui io non... Ecco, qui è meglio andare giù invece. Al centro commerciale a fare spese, sì. Nella modalità normale dice che l'alien, cioè quella tipa, sempre la stessa tipa, con la stessa voce, eccetera, eccetera. La tipa dice... Ma qui è chiuso. No, non dice così la tipa, lo dico io. E quindi come... Devo sbloccarlo dal computer, forse. La tipa dice l'alien al centro commerciale, mentre qui a Incubo avete sentito che dice l'alien. No, è che tu dici a lei l'alien è qui. Quindi è proprio diverso a seconda della difficoltà. Poi ogni 15 minuti devo riavviare la registrazione, la palla, mamma mia. Riccardo sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di Sì, sicurezza intorno finalizza, alla tomba finalizza. delle scale. Poi le Finalizza, cose di Riccardo. scorte, l'accesso per la manutenzione e la reception del server centrale. Fai rapporto man mano.